Sei pronto per il pranzo aziendale? Oh, certo. Per qui? Pranzo aziendale. Sì. Ma scusa, tu pranzo aziendale ci vieni con sto maglione brutto? È bellissimo. Ma come l'ho messo pulito stamattina? Facciamo il pranzo aziendale, no? Ma te sciacco di coglioni. Dai, dai. Ma io sto a sentire. Fa una cosa, vieni via che io mangio per conto. Che mangi? E a casa. Sei pronto per questo pranzo? Ma io sono pronto che mangi anche a casa. Ma sei pronto per questo... Oh, sei pronto o no per questo pranzo aziendale? Oh. Sei pronto per il pranzo aziendale? Sì, 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 basta che te levi di coglioni. Ah. Mamma, guardate, guardate lei, ha messo un ciclamino lavandato con una perla, esatto. E un rossetto, guardate quanto è bello. Lei rappresenta il pranzo aziendale. Lui un caffone, veramente, guarda quanto è bella nonna Maria, guarda che bei capelli, guarda che bello. Bella, 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 sei pronto o no per sto? Annaggia! Io la mangia i bellucci. Sei pronto? Vai via. Sei pronto o no? Guarda di coglione, porca maia. No. Ah. Ma sei pronto? Sì, sì, sono pronto, sono pronto. Contro i popoli. Vai, leva i popoli, leva i popoli. Questi sono i popoli, vedi? Sì, questi i popoli ce l'ho qui. Dove? Levamo anche questi. Levati! Chiappo. Guarda come leva i popoli, guarda, guarda. Sì, sì. Vattene! Siamo il pranzo aziendale. Oh. Niente. Oh, ma stai dentro un'altra volta? Oh! Apri! Apro! C'è lui che rompi i coglioni! Dai, che facciamo il pranzo aziendale! Facciamo il pranzo aziendale! Ah, che sega! Andiamo là! Oh! Oh no! Nonno! Oh! Ma levati di coglioni, ma stai sempre davanti a me? Mi raccomando, c'è il pranzo aziendale. Ma che cazzo da fa con questo pranzo aziendale? Comportati bene, c'è il pranzo aziendale. Ma che me da comportare? Io magno, L'azienda va al mare al pranzo. E ben meglio. Pronti, c'è il pranzo aziendale. Io sono stato invitato ad un pranzo aziendale. Ma davvero fa con la signora Rosella? Sì, perché sì. Se aspettavo da voi, scrocchè, momagne. Come dicono a Bari? Come dicono a Bari, momagne. C'è il pranzo aziendale. Mannaggia! Ma se finisce? C'è il pranzo aziendale. Scendo, dove andate? Eccolo, eccolo, com'è? Dai, che c'è il pranzo aziendale! C'è il pranzo aziendale! Non compiate le parole! C'è il pranzo aziendale o no? Fermate, Dio! Al carattere, sì, a secondo da Federico, sì. Fa diventare sempre. No, nel fatto rumore! Dai, stava. Che è? E nel fatto rumore! C'è il pranzo aziendale! Ti fa sentire la Mobis, Gaudius Magnum, Marius Papa, eccolo. Cardinal Scroccella della diocesi di Cucurano. Ale, eccolo. Amen. Il pranzo aziendale deve iniziare per tutti uguale. Comportati bene, è un pranzo aziendale questo. Metti la mano sopra. Metti la mano sopra il tavolo. Faceva la maestra quando va alla scuola. Un brindisi a questo pranzo aziendale con tutta questo pranzo aziendale e alla nuova nascita. Ma di che? Auguri, bisnonno, auguri. E anche questa nuova nascita diventa bisnonno, diventa bisnonno. Auguri. Auguri. No, le minacce no. Grazie che c'hai arzugate. Mamma mia che arzugata. Mamma che hai fatto, arzugata doppia risugata con triplo arzugamento questa. Che aspirazione, prima tu sei. Esatto, e dopo le spaccio per smettere di fare un bicchiere. Voglio parte il piatto. Mi parte il piatto, c'ha le rote. C'ha le rote. Ma che è una roulotte? Cazzo, a me si va via piatto. Come meno, ma dopo quando si accappa. Smettila, sento io da di qui. Dai i disturbi.
Come capì, non avete mai litigato per gelosia? Mai? Mai? Mai, mai, 62 anni, È vero? Ma se non tu facevi un po' il porcellino. Ma la rapita. Chi sei tu? Chi è? I film americani. Il serpente che... A quelli che... I classici 50 grammi di pasta, eh? O no? Filippo? Ma con me? 50 grammi? Forse no, 48? No, no, 48. 48 e mezzo. No. Oh, fammi toccare una puccina. No. Sta bene che ti buca una vatta. No. Fammi toccare una puccina. Che seppia. Ah, che seppia. C'è un amico mio di qua. Lucrudo, Lucrudo è Lucrudo, ma Malufritto, Malufritto. È Lucrudo, ma non me l'ha dato. Anche le forze dell'ordine. Com'era sto fritto? Buonissimo. Ma come si mangia di più? Come? Benissimo. Come? Io sono risuscitato. Oh. Ero morto, sono risuscitato. Solo una cosa non risuscita. Solo una cosa non risuscita. Il cincilla. L'uomo di fermo. No, che devo andare a casa che c'è. Una ma di quattro belle. Va via! Stupido! Che fai tu? Va via! Va via! Che fai me? Che è successo? Vede va via, va via, te ne nuci! Anche al maresciallo! Ve questo! O no, ve la sì, fermati! Forza di lì che ti ha messo tutta la sabbia! Ti piace la sabbia? È scemo, mica. Mica. Non è che non è normale! Comunque il mare è bello anche d'inverno, eh? È vero? Ma davvero? Ma a Natale chi nasce? Chi nasce a Natale? Chi nasce? Chi nasce? Maria. Chi? Gesù? Ah, nasce Gesù bambino. Vedi? Viene cacciato e viene cacciato. Parla di Satana. Scusa, scusa, come fa a nascere se la Madonna non era incinta? No, cioè... Ma vaffanculo! Tornati a casa, eccoli, com'è andata? Tutto bene, abbiamo mangiato grazie, bene. Grazie Federico, grazie. Tanto grazie. Una bella giornata. Io sti giorni non ne passerò più. Bello, Federico, bello, ecco. Grazie. Andiamo a mangiare il pesce così. E di qui però? E ti qui niente, l'ho mangiato e stato qui dentro. E dopo che fa? E dopo Dio provvede. Oh. Che invece ho le bombe, ci tenete il vizio. Guardate come difende il pelle. Fermati Dio! Oh! Oh! E la sto prendo un buca che te dondo la fronte! Ma io perché avevo visto che... guardatelo, guardate. Testa di gatto! E il buco va tutta per te! Oh no? Allora, te di coglioni, vieni a dormire, sono di coglioni. Come fa le nannine con te? Parlo coglioni. Come mai già dormì? Ma che forse, c'è la televisione e c'è niente. E questo fa. Come dormi con te? Come no, e senti? Fammi fare le nannine. Ma va a fare, va con una bella surca, no, qui. Una bella surca come? È una bella surca col pelo nero. Boh, lo sai, se non ti posso far dormire. Lasciami via, fammi dormire. Manco un pennello. Mi si passa il sonno dopo un dormo. Ma sono le 8:30. E ben meglio. Sei stanco? Ma che ti dico, che sto io da piedi. Sei stanco o no? No. No, vogliamo andare a pesca? Sì, siamo a pesca, sarà la cosa. Da che? Da che? Siamo a pesca la surca. Oh, pesca la surca. Vieni, Rock. Hop, hop. Va via! Vieni, eccolo. Vieni qua. Mannaggia, quello di strada. Vieni. C'è la stomaco tu, fai con gli aggaggiali? Ma lui ti vuole bene. Un complimento dal cane, guarda quanto è bellino.
Va via! Ma perché? Va via, Federica, te di coglione, un po'! Ma perché? È tanto bellino! Ma uno, tanto gli spettevano via! Quei tranquilli nonni sono andati a dormire presto perché erano veramente stanchi, hanno una certa età, quindi è giusto che si riposino, è stata una giornata pesante per loro. E nel frattempo ho lasciato, ho postato un video della zia Gianna, ultimo reel, ogni tanto me lo chiedete, ve l'ho messo lì, mi ricorda, cioè dei momenti, cioè dei momenti che proprio mi manca, però quando uno ha dato tutto è solo un piacere rivedere certe, anche se emozionanti, certe scene, certe immagini. E sono fortunato che ho tanti di quei video, di quelle immagini, di quelle foto, che veramente mi sento fortunato. All'inizio mi dicevano, sei sempre a fare video dai vecchi. Ragazzi, io ce l'ho tutti e me li godo veramente. Buonanotte.